Dierna, uno dei volti nuovi dell'Arezzo, ti vuoi presentare perché insomma hai la fama di difensore che insomma segna anche diversi gol. Sì, nelle ultime due stagioni sono stato abbastanza fortunato, ma anche perché penso di aver raggiunto quella maturità che mi permette magari di, anche a livello realizzativo, di fare qualcosa di buono. Però questo devo ringraziare magari i ragazzi che mi mettono nelle condizioni di fare gol, perché sennò diciamo sono gol fatti su palle in attiva, quindi molte volte dipende anche da come viene battuto o da schemi provati in settimana, quindi diciamo che sono stato fortunato da questo punto di vista. Come è nata e come si è chiusa la trattativa con l'Arezzo? È nata che da una semplice chiamata col mister, però è il direttore Daniele. Una volta che ci ho parlato, dentro di me avevo la consapevolezza che stavo parlando con delle persone che hanno grande voglia e grande motivazione, che queste sono le cose che ricerco io nel calcio. Avevo delle trattative in prima divisione, posso dire anche le squadre, come tipo Reggiana o mi aveva chiamato il Barletta, però parlando col direttore sentivo che non c'era quella voglia, quel progetto che ricercavo io a 26 anni. Per me questo è l'anno decisivo, perché il prossimo anno si fa la Lega Pro Unica, quindi io ci vorrei rientrare, però vorrei rientrare non di passaggio, così tanto per, voglio rientrare con una maglia importante, con un progetto importante come questo. Quindi ho rinunciato magari un anno al professionismo, ma per tornarci in fretta in maniera a piedi pari, diciamo, con una maglia importante che mi possa dare ancora più visibilità. L'obiettivo è vincere il campionato? Sì, assolutamente sì. Credo che ci sia anche l'entusiasmo da parte di il mister e il direttore, c'hanno un po' tutti i ragazzi che lavorano in sede, hanno grosso entusiasmo, grossa voglia, e poi lavorano perché si vede che stanno lì ore e ore, giornate intere a lavorare e a cercare di fare qualcosa di importante. Stanno cercando di costruire una squadra con dei valori non solo tecnici, ma penso anche umani, perché il mister prende gente che conosce, che ha determinate caratteristiche a livello umano, perché comunque vincere i campionati non si vincono perché il fato ha deciso di fartelo vincere, ci vogliono delle componenti umane importanti, e questo ricerca il mister nei giocatori, ecco. E su sì, uno dei volti nuovi di questo Arezzo, sai che insomma i tifosi aspettano i tuoi gol per tornare in Lega Pro. Io spero di farne tanti, di farli felici, contenti e di arrivare tra questi. Senti, l'anno scorso da avversario hai segnato all'Arezzo, che emozione è per te oggi essere qui? È un'emozione forte, perché è una gran piazza dove si vive il calcio vero, già la presentazione così è così. Io spero di fare il meglio possibile e di andare per il sinistro all'Arezzo. Senti, Mezzanotti ti ha voluto fortemente ad Arezzo, insomma vorresti ripagare la fiducia di questo allenatore? Questo per me è un grande piacere, perché vuol dire che con lui ho lavorato bene e so come lavora e che persona è, quindi posso essere sempre contento. Senti, ai tifosi dell'Arezzo cosa prometti? Cosa prometti tu? Spero di vincere il campionato, speriamo di vincerlo insieme. Bene, ovviamente partiamo da quello che potrebbe essere il colpo in canna dell'Arezzo, cioè Invernizzi, che non ha chiuso con il Termoli, è un giocatore sul mercato, hai detto prima una prima scelta, pensi di chiuderlo entro la settimana oppure no? Se Walter mi richiama, perché come ho detto in conferenza, noi al ragazzo abbiamo fatto un'offerta importante che il ragazzo mi ha detto che avrebbe accettato se non avesse avuto quest'altro impegno che aveva già da qualche settimana. E so che ieri andava a parlare con il Termoli e vedeva se veniva accontentato o meno. E a questo punto io non so, aspetto una chiamata da lui, potrebbe essere un nuovo innesto, però ad oggi non ho proprio niente. Siamo incontrati, abbiamo parlato, ma non abbiamo definito nulla. Quindi aspetto una telefonata da lui se ha intenzione di rientrare. Comunque arriverà una punta forte, non è quello che aveva chiesto Mezzanotti, oltre di Sussì e Martinez, questo ce lo puoi confermare? Questo lo posso confermare assolutamente, parlando di Walter o di Pippi o di qualsiasi altro attaccante, io penso che Invernizzi è un attaccante che a livello di caratteristiche possa giocare sia con Sussì che con Martinez, perché è un attaccante un po' atipico. E per
per questo ho detto che è una prima scelta. Cosa manca ad Arezzo per arrivare a buon punto all'inizio della ritira? Ma manca intanto gli under da sistemare, e sono convinto che dopo il 12 luglio, che è la scadenza per la Federazione Lega Pro, riusciamo a chiudere qualche pezzo importante di 94 e 95 con i quali abbiamo già parlato e con i quali abbiamo già una stretta di mano. Dobbiamo solo aspettare come va a finire la vita dei loro club, ecco. E, per i tre grandi che mancano, appunto, penso che una settimana prima del ritiro riusciamo a definire tutto. Però ecco, non ci facciamo, anche se dovessimo andare del ritiro con 18-19 giocatori dell'Arezzo e che mancano ancora un paio di pedine da inserire, non è un problema, avremo dei giocatori in prova anche il ritiro, quindi penso che per i primi di agosto completiamo la rosa senza assicuranze.